La neve, la cornice delle Dolomiti e i tornanti, popolati da automobili che hanno fatto la storia e continuano a regalare emozioni. La Winter Marathon è questo e molto altro. Una sfida uomo-macchina per certi versi contro natura, perché si disputa di notte. Al buio. Con temperature da brivido. Sicuramente stanotte sarà una notte abbastanza difficile. Ci sarà da divertirsi perché sono quattro passi abbastanza impegnativi, sono tutti ghiacciati. Troveremo molta neve in quota, qualche lastra di ghiaccio. Ne vedremo delle belle. L'edizione 2014 l'abbiamo vissuta seguendo due icone del motorismo italiano prestate agli occhi degli appassionati dal Museo Storico Alfa Romeo. La Giulietta SZ, classe 1960, versione sportiva realizzata da Zagato con quella mitica coda tronca che conclude una splendida carrozzeria in alluminio. La sua presenza in gara celebra i 60 anni della Giulietta ed è accompagnata da un'altra Alfa d'antan. La Giulia T Super, che con il suo color bianco spino sembra volersi mimetizzare con l'orizzonte in blu. Difficile per gli uomini e per le auto che devono proteggersi innanzitutto dal freddo e dalle insidie della strada, come sul passo di Valparola, dove la bufera azzera la visibilità oltre che l'aderenza. Gli unici aiuti concessi sono le gomme chiodate e il roadbook. Si vivono così più di 12 ore di guida, un'unica fugace sosta in rifugio sul passo Pordoi per uno spuntino e via di nuovo, attraverso la neve, puntando l'arrivo di Folgarida, dove vin brûlé e pasta riscaldano gli equipaggi dopo oltre 400 chilometri. Un autentico ritorno al passato, con la luce fioca dei fari che scompare nel buio della notte e l'odore di benzina bruciata che guida in scia le auto di assistenza. Per gli equipaggi Alfa Romeo ci sono due Giulietta, con il nuovo motore diesel da 150 cavalli nascosto dalla calandra che richiama le linee delle Alfa di quei tempi, quelle che tendevano le corde del cuore degli appassionati, facendole vibrare come oggi può fare la spettacolare 4C. È apparsa anche lei in questa Winter Marathon, atletica come in pista, ma sporca di neve e fango, una patina che ha il sapore di competizione vissuta. Quel sapore che mancava agli alfisti e che oggi finalmente sta tornando.